noi con voi sull'ultimo libro di Michel de Rastignac e Bastien. Il titolo del libro è Ritorno dall'esilio, ripensare il senso comune. È un libro molto denso dove Michel riporta alcune sue teorie, anche esperienze, no, della vita e del pensiero. E il libro, diciamo, affronta varie tematiche. Innanzitutto parte dall'idea che nella modernità e poi nella postmodernità c'è stata una frattura tra il pensiero critico o il pensiero teorico, che comprende anche la scienza, e il senso comune, che è quel tentativo di vedere la verità e la realtà a partire dall'esperienza, per cui quello che in qualche modo in cui noi ci caliamo e con difficoltà riusciamo a rielaborare. Michel però dice, insomma, questa frattura tra il pensiero critico e il senso comune va reintegrata, ci deve essere una reintegrazione fra quello che è la dimensione teorica, critica, scientifica e il senso comune, perché durante la pandemia, con tutto poi quello che l'informazione ha portato e con tutto lo spaesamento che i differenti punti di vista della scienza hanno creato nelle persone, diciamo, nella gente, in cui ognuno diceva una cosa, poi arrivava un altro scienziato e gli diceva un'altra, giustamente, perché la scienza viene condotta così, va avanti così. Bene, questo grande spaesamento poi ha creato anche una serie di effetti di cui poi adesso lui ci parlerà. Un altro punto importante che vorrei appunto che Michel ci raccontasse è quello del rapporto tra la perdita del corpo, la perdita della dimensione fisica con tutta questa questo essere a distanza, essere in smart working, essere su Zoom, su Skype, insomma, portare la nostra vita avanti nella distanza e la perdita del corpo, che ha portato anche a uno svuotamento dell'immaginario. Questa è una cosa molto interessante, soprattutto per chi ha dei figli, per chi ha dei figli adolescenti, per quello che ti insegna, no? Comprendere come questo svuotamento dell'immaginario, i rischi di questo svuotamento dell'immaginario e il rapporto che hanno con il corpo. Ultimo punto, prima di dare la parola a Revelli, non so Revelli, è quello di questo ritorno dall'esilio, no? Che cosa vuol dire ritorno dall'esilio? Cioè il ritorno da un modo di pensare che è quello tecnocratico, oggi iper tecnologico, che ci ha spostati da una dimensione legata appunto al valore anche dell'esperienza, con tutto poi anche le falle che ha l'esperienza, a un'idea di una costruzione del mondo, della realtà completamente staccata dalla dimensione appunto fisica, esperienziale, reale, se vogliamo, naturale, al rapporto con la natura. E adesso questo tipo di visione della vita e del mondo stanno un po', sono entrate in crisi. Perché ci siamo dimenticati? Ci siamo dimenticati di aver dimenticato la realtà, il corpo, e il nostro essere nel mondo come cittadini calati dentro nell'ambiente e che impattano sull'ambiente e vengono impattati dall'ambiente. Questa cosa abbiamo immaginato di avere a che fare con un paesaggio da guardare dall'alto, no? E cercare di costruire, pilotare e manipolare. Queste sono un po' le cose che ho trovato molto interessanti del tuo libro, poi dopo lascerò la parola per approfondire un po' questo. Intanto chiediamo al professor Revelli che cosa lo ha, come dire, toccato del libro di Benazayar. Grazie, mi fa un enorme piacere avere questa occasione di incontro e di dialogo con Michel. Ci eravamo già incontrati nel pieno della pandemia, già questi temi erano vivissimi, ma in modo virtuale, in un'iniziativa di pinerolese di Storia in Piazza, e già avevo colto l'interesse del modo con cui l'esperienza della pandemia veniva metabolizzata e trasformata in riflessione e in pensiero. E oggi questo libro ci ripropone, un libro straordinario, un libro che ci permette di far ruotare intorno a un'esperienza vissuta da tutti noi, un'esperienza drammatica, un'esperienza che ci ha coinvolto nei corpi, nel pensiero,
nelle relazioni, così, e fatto ruotare intorno a questo evento vissuto da tutti una problematica teorica forte che viene da lontano. Qui ci sono tutti i temi di quel gruppo davvero importante che è Malcretù, che fin dal 1995 aveva lanciato il proprio manifesto, in cui già queste tematiche erano presenti: il rifiuto di un pensiero profetico, il rifiuto di quella logica nella quale alcuni maestri di vita indicavano quali dovevano essere i fini e quali dovevano essere i percorsi per raggiungerli, anche separando noi stessi dalla nostra esperienza quotidiana, una critica dell'individualismo radicale proprio del pensiero della modernità, del razionalismo, dell'umiliazione di quella dimensione sommersa che non sta dentro la coscienza ma che ci determina. Questo li ritroviamo tutti oggi in situazione, quindi collocati dentro quell'esperienza drammatica. Si diceva appunto il ritorno dall'esilio, da quale esilio? È già stato anticipato, in fondo è stato l'esilio di noi da noi stessi, l'esilio vissuto con una parte di noi dalla nostra totalità, che è una totalità di corpo, di coscienza, di relazioni, di comunità, di mondo. È un esilio nel quale ci siamo separati dal mondo reale per vivere dentro il mondo, vogliamo dire, della metafisica occidentale, che questo lungo esilio forse è l'esilio che sta dentro la lunga parabola della metafisica occidentale, che comincia col mito della caverna, che dà il titolo dell'intero capitolo, nel quale il mondo delle idee pure e dall'altra parte il mondo delle ombre si contrappongono, e nell'uno nell'altro ha a che fare con la nostra esperienza quotidiana, con la nostra esperienza vissuta. C'è una critica di questo approccio che ha strutturato il pensiero occidentale nel lungo periodo, c'è una critica della modernità che ha radicalizzato questo aspetto, l'ha in buona misura incorporato nel pensiero della tecnica, nella razionalità strumentale, per usare una categoria weberiana, che è diventato l'unico tipo di razionalità riconosciuta e riconoscibile, quello nella quale l'efficienza, la possibilità di massimizzare i risultati e minimizzare gli sforzi è l'unico criterio di valore delle cose. Poi di colpo questa grande costruzione è crollata, la pandemia ha avuto un ruolo dirompente da questo punto di vista. Abbiamo scoperto non solo la nostra fragilità fisica, ma abbiamo scoperto la fragilità del nostro sapere, la fragilità della nostra scienza, la fragilità dei nostri dei, degli unici dei che c'erano rimasti. E quindi la scoperta della dimensione fragile dell'esistenza è stato un colpo mortale, già preceduto dal fallimento delle grandi epopee rivoluzionarie, se vogliamo. Quello è l'altro grande tema, la catastrofe di quella costruzione razionale della società giusta che si rivelava invece un inferno, per certi versi, questa eterogenesi dei fini che stava dentro il grande sogno occidentale della costruzione della società sulla base di una conoscenza scientifica delle sue regole, delle sue leggi, delle sue strutture e la possibilità di costruirla più giusta di come la natura in realtà la realizzasse. Volevo leggere solo due passaggi che secondo me danno le coordinate entro cui si muove questo bellissimo libro. La prima apre il secondo capitolo, dice: l'uomo inteso come soggetto al centro della modernità, l'uomo dell'umanesimo razionalistico, dell'antropocentrismo che sta dentro all'umanesimo, ecco, questo uomo sognava a occhi aperti, cullato dall'ottimismo kantiano che auspicava l'avvento prossimo di un mondo rischiarato dalle luci della razionalità. Giunto oggi alla fine del percorso, nel momento in cui avrebbe dovuto vedere realizzate le utopie profetiche, l'uomo non può che constatare che alla grande notte, quella che l'illuminismo avrebbe dovuto rischiarare con i suoi lumi, è subentrato un piccolo mattino uggioso.
Ancora una volta la torre di Babele è crollata, qualcuno o qualcosa sembra aver serrato un bel calcione al formicaio laborioso e disciplinato della modernità, lasciando il posto a un caos disperante. E l'altro passaggio apre il terzo capitolo, senso comune e pensiero critico, sono due categorie per le quali si muove tutta la riflessione, e dice: tutto accade come se ci ritrovassimo nella situazione di quel personaggio che, sollevato di essersi svegliato dopo una notte di sogni tra minaccia e speranza, prende brutalmente coscienza del fatto che il vero incubo è la realtà. Nel sogno egli si vedeva percorrere un lungo cammino verso una luce che pareva indicargli la fine del tunnel. Al risveglio comprende però che non c'era alcun tunnel, ma solo l'oscurità. Il momento della pandemia agisce allo stesso modo, una ferita mortale all'ottimismo moderno che cristallizza l'orizzonte caotico in un'esperienza immediata e quotidiana dei limiti profondi dei nostri margini d'azione. Nessuno è oggi risparmiato da quel velo di tristezza. Ora, questo libro è stato pubblicato verso la fine del 21 dello scorso anno, non c'era ancora la guerra. La guerra conferma, a mio avviso, ulteriormente questa diagnosi. Non voglio chiamarla una diagnosi infausta, perché è una diagnosi rischiaratrice, cioè una diagnosi molto severa nei confronti dei passati fondamenti, è una diagnosi che ci dice che dobbiamo costruire diversi fondamenti, dobbiamo costruirli con una pratica di libertà in situazione nel quotidiano, una libertà praticata ic et nunc e non rinviata alla grande soirée in cui il mondo cambierà. Questa necessità di rifondare tutti i nostri fondamenti, direi che questa guerra, con la tragedia che ha aperto e le cattive soluzioni che si continuano a immaginare, a cominciare dalla soluzione tecnologica, l'ossessione per le armi è un'ossessione della soluzione tecnologica a un problema che pone una complessità gigantesca, e che io credo che confermi la validità di questa analisi. Bene, buongiorno a tutti, ringrazio all'organizzatore e a te, ti ringrazio veramente di cuore l'onore che tu mi fa con la tua lettura, no? Mi fa molto piacere anche degli eventi veramente, no, per schermi. Bene, in realtà, come è stato detto, la questione è che noi siamo in Occidente dentro di una crisi maggiore, un modo di abitare il mondo che è stato fondato sicuramente con questa separazione ideale, immaginaria, di conseguente reale, no? Del fatto di che l'essere umano era un essere di pensiero, un essere di idee, e che il corpo, come diceva già Platone, è il simulacro, che il vero mondo sono le idee. Noi siamo in un momento dove rendiamo conto che questo dispositivo teorico, ma pratico, questo modo di utilizzare il mondo, di utilizzare il vivente, no? Non funziona più, che arriva un punto dove questa visione così produttivista, estrattivista, non funziona più. Ma questa visione è, a propriamente parlare, io intanto latinoamericano lo dico, no? È la base del colonialismo, perché veramente assumere questo ritorno del silo, il silo di dove? Perché l'uomo, l'Occidente, sta fondato con questa superiorità opposta, no? Del uomo, non la donna, non il bambino, no? Come Cartesio a definire, no? Un uomo non troppo vecchio, non troppo giovane, bianco, che è sul tutto non donna, no? E questo essere inesistente ha diventato un modo di produrre, di distruggere e soprattutto di colonizzare. E l'Occidente è stato colonizzato per lui stesso, no? Perché effettivamente l'Occidente può essere la prima vittima di questo modo di vedere il mondo, ma l'Occidente ha approfittato del resto del mondo,
dove il dubbio era di dire che sono gli uomini, sono gli animali, come era la controversia in rapporto allo figlio da noi, no? E questa colonizzazione del mondo, questa che ha messo un modo di produrre, un modo di calcolare, e che oggi si trova davanti a una sfida. La sfida è una deconstruzione di noi stessi, di noi intanto umani, no? Come noi possiamo abitare altrimenti con le altre specie, con l'ecosistema? Questo non è facile per niente, no? Per esempio, una pista di questo, no? Un sintomo di questo, che è l'emergenza in Occidente di questo che si chiama giuridicamente i nuovi soggetti di diritto, no? Nuova persona giuridica. Questo vuol dire, per esempio, in Argentina ha avuto un segno, no? Che è stato nominato persona giuridica, o un fiume può essere adesso persona giuridica. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche i giuristi, che non sono dei poeti, no? Loro guardano la realtà e fanno della giurisprudenza intorno alla realtà, anche lei hanno bisogno di riconoscere che non siamo più soli, che siamo tra altri. Ma io sono arrivato una settimana fa dall'Argentina, dove stiamo rilanciando ancora una volta, in modo decisivo, una coordinazione dell'azione India del Sud. Beh, per gli amici indio, quando parliamo del nuovo soggetto di diritto, loro trovano questo buffo. Perché? Perché loro non si sentono dei soggetti con un mondo oggetto, dove emergeranno da altri soggetti. Loro non si vivono come dei soggetti separati del contesto. Loro sono articolati come una molteplicità tra molteplicità. Benissimo. Ma noi non possiamo dire dunque d'ora in poi diventiamo indio. Il problema è che noi viviamo in Babilonia e che il 80% della popolazione mondiale vive dentro dei Babiloni. E questa è la vera sfida. La vera sfida è come noi, che vivere la città e l'urbanismo produce un certo tipo di essere umano, che questo essere umano che circola in un certo modo, che va a godere in un certo modo, va a avere piacere in un certo modo. E questa è una sfida veramente molto difficile, perché abbiamo davanti noi un muro che è fatto di una minaccia, di una pura minaccia. Abbiamo una maggioranza di gente, i potenti, i poderosi, tutto questo che governano,
che continuano a pensare in termini di sviluppo, di estrattivismo, no? E la questione è come si resiste a questo, come possiamo creare altre alleanze, altri modi di abitare il mondo, no? E dunque è vero che in questo senso noi con Bastian abbiamo cercato, no, questa pista del senso comune, del pensiero critico, perché il pensiero critico, che è semplicemente un pensiero articolato da una certa logica, no? Il pensiero critico ha colonizzato l'insieme del mondo, ha colonizzato l'insieme del mondo e ha dichiarato che ogni pensiero esciuto dell'esperienza non valido. Noi abbiamo visto questo con il vaccino ultimamente, no? In realtà io ho una formazione scientifica e il scientifico non può affermare niente in modo radicale, no? E dunque per la prima volta per tutta la popolazione apparso una realtà, dicevano c'è un scientista che dice questo e un altro che dice questo d'altro, a quale dobbiamo credere? No. È normale, è così, se non c'è una negazione non è povera, se non c'è la negazione dell'ipotesi, l'ipotesi non è più scientifica. Dunque per la prima volta si hanno svegliati e hanno detto ma a quale dobbiamo credergli? Perché questo che si chiama il pensiero critico in realtà è l'ideologia scientificista, non è la scienza, non è la pratica scientifica. E dunque la gente aveva un'esperienza, l'esperienza non contava per niente, la vostra esperienza è anche pericolosa, è pericolosa, troppo oscura, troppo compresa, troppo contraddittoria. Ma davanti a questo, a fronte di questo, non avevo un pensiero chiaro, non più. Dunque è stata un'esperienza di questa, è stata un'esperienza di perdere questa fiducia in un supposto pensiero critico che poteva sistemare il mondo. Ma questo non è una buona notizia per la grande parte della popolazione, perché fa paura sentirsi davanti a questo non sapere, che non è un'ignoranza, e questa è una base del pensiero compreso, no? Che c'è un non sapere strutturale. Cosa facciamo con il non sapere? Noi vogliamo essere bambini, piccolini, minacciati per dei terroristi pedofili e che il governo non dice cosa fare. E quando non è più così la cosa, quando noi sappiamo adesso che tutta l'informazione che abbiamo è necessaria ma non sufficiente, cosa vuol dire? Siamo convocati, siamo convocati, cosa facciamo adesso? Cosa dobbiamo fare? Come si fa? E questo è un punto magnifico e orribile al stesso tempo, magnifico e orribile, magnifico perché veramente è rarissimo e poter essere davanti a questa decostruzione della realtà che permette di vedere la malla dietro della realtà, il modo di produzione della realtà, ma è anche terribile, terribile perché non abbiamo nessuna promessa, non abbiamo nessuno sapere per dove andare e dobbiamo inventare. Davanti a questo la maggioranza dei nostri contemporanei e tutto il potere hanno già la soluzione, il mondo algoritmico. Perché? Perché il mondo algoritmico è il mondo senza esperienza, senza corpi, senza corpi. È il mondo che non c'è, non sopporta le contraddizioni, c'è dei falli o non falli, funziona o non funziona. È per questo che siamo tutti nella tentazione di lasciare di lato l'esistenza con la sua complessità e funzionare. Funzionare bene, funzionare male, e tutto questo valutato quantitativamente. La sede è quella. Noi veramente abbiamo due attività, tu hai nominato il collettivo Manifatturno, noi abbiamo due attività per dire così. Una è quella che c'è bisogno di capire veramente a quel punto noi siamo in un momento dove obbedire e tradire, no? Non c'è nessuno a chi obbedire. Tutti quello della posizione che hanno sono di informazioni che dobbiamo prendere in conto, ma è un punto etico fondamentale perché se a noi che siamo convocati, noi non come individui, noi come specie, non come gruppi, non come umani, no? Bene, dall'altro lato noi cerchiamo, perché? Perché in realtà davanti a questa complessità non è possibile trovare un programma per agire, al contrario,
giustamente continuare a agire nel senso occidentale fa parte del problema. Noi dobbiamo cercare un nuovo modo di incrociarsi, no, con il mondo, di essere con il mondo, di abitare il mondo che giustamente non vi rimette in il posto del soggetto che agisce. Bene, questo non sappiamo farlo. Questo non sappiamo farlo. Noi sappiamo, è molto utile sapere che, per esempio, esistono delle gente come quello che io conosco, il mio compatriota indio, che veramente vivono così, vivono dentro di un mondo dove non si cerca la soluzione, si cerca assumere i problemi, assumere la realtà, no? Ma è questa la sfida. Io vi racconto una cosa che è vissuta pochissimo tempo fa in il nord dell'Argentina, il sud della Bolivia, in la terra dell'Imperio Inca, no? A 4.000-5.000 metri di altitudine, no? È una storia che racconta un antropologo filosofo argentino, che un gruppo di gente giovani di Buenos Aires avevano stato a vedere un capo indio della zona Aymara era tribù, no? E non aveva la siccità, non aveva il problema d'acqua, gli dicevano: noi possiamo dargli del buon più acqua, si dice così, no? E gli spiegavano che era molto facile, che anche poteva avere dei finanziamenti per fare questo. Il capo indio li guardava, non diceva niente fino a un punto, e questa gente gli dicono: al figlio, il tuo papà ha capito cosa gli diciamo? Ah, oh, sì, sicuro, ha capito. E non rispondeva niente, bene, questo sono ritornato a Buenos Aires senza nessuna risposta. Dunque noi possiamo dire: peccato, questo capo indio doveva capire che la soluzione è qui, la soluzione sono queste bombe d'acqua, no? Il problema è che questa soluzione era troppo in discontinuità con il modo di abitare il mondo, con il modo di vivere di questa gente. E dunque, anche se lei capiva perfettamente che questa è una soluzione per avere dell'acqua rapidamente, questa soluzione significava così, in modo abrupto, no? È una rottura con il loro modo di abitare il mondo, con i cicli, con i ritmi, no? Con i riti. E dunque preferiva la durezza di questa mancanza d'acqua e cercare d'altro modo di assumere la situazione, ma senza mai pensare in termini di soluzione. Diceva: non c'è dei problemi, problemi e soluzione. Questo pensiero lineare, che è il pensiero occidentale, il pensiero colonialista che vi ha colonizzato a noi la testa e ha colonizzato il mondo dopo, questo pensiero: c'è problema, c'è soluzione, e questo è quantitativamente valutabile. Ebbene, io penso che questo ritornare in amicizia con una certa fragilità non vuole dire per niente un fatalismo, ne vuole dire una certa umiltà della specie umana in rapporto alla natura, in rapporto al tempo, in rapporto ai cicli, no? C'è un'amica che in Argentina, in questo si chiama il movimento ecofemminista, che mi raccontava tutto il lavoro che esiste adesso per riduire il tempo dei cicli mestruali, no? O schiacciarli con una chip in testa, per esempio, no? E dunque, questo è un esempio chiarissimo di colonizzazione, no? Colonizziamo il corpo di donne perché? Per l'unica ragione che sia più produttiva, no? Che diventa più un oggetto contabilizzabile, no? Valutabile. Bene, io penso che noi, davanti a questo modo brutto di delega della nostra funzione verso la macchina, noi dobbiamo veramente, ciascuno dentro la sua misura, vedere come noi possiamo cominciare a evitare il nostro quotidiano, la nostra vita, cominciare a evitarla dentro di questa amicizia con la fragilità, perché la decolonizzazione parte del punto dove non cerchiamo più la soluzione che vi fa dimenticare il presente per pensare in un futuro che non esiste, no? L'unica cosa che esiste è il presente. Quindi abitare questo presente significa cominciare a cambiare dicendo: come possiamo assumere questo che esiste e emanciparsi di idee di come le cose devono essere. Questo non è nessuna soluzione, non sono perfetta per niente,
però è vero che questo antropoceno, capitaloceno, no? Oggi vi convoca tutti, e io penso che l'inizio di una decolonizzazione di questo immaginario di un razionalismo, no? Quindi, non ragionevole, comincia per questa possibilità, no? Di abitare, imparare a abitare il nostro mondo non dicendo cosa deve essere, ma cosa è qui. E questo filosofo che si chiama Rodolfo Kusch, lui va a opporre due modi di abitare il mondo. Questo del essere, il ser, no? Che sempre deve essere e che non è mai, no? E quello dell'estate, che in spagnolo è più forte che in italiano anche, e in francese non esiste, la differenza è un casino per spiegare, che è questo che sta, è stato. Tutto questo che sta, è stato. E deve essere, questo che deve essere, dobbiamo lasciarlo di lato. E cosa sta? Stanno gli migranti, sono qui. Stanno gli italiani, sono qui. Stanno il problema, sono qui. No? Assumere questo che sta e non sognare a questo incubo di cosa deve essere. Miguel, tra l'altro questo tema di assumerci quello che è, vuol dire anche assumere, ritornare ad assumere l'ombra, la privazione, la malattia, il conflitto, perché non ci stiamo nel conflitto, non sappiamo stare nel conflitto e non accettiamo il conflitto, lo etichettiamo come irrazionale, folle, no? E noi non accettiamo che ci sia in questo momento qualcuno in Russia che ha preso certe decisioni, diciamo che è folle, e invece la storia ci dimostra che non è così, non è folle, ma è normale, cioè è umano. Dal punto di vista proprio politico, come facciamo a rovesciare la situazione? Ecco, perché dobbiamo un motivo per essere ottimisti. Per essere ottimista non so, perché ti dico chiaramente che per me ottimismo o pessimismo prima dipende molto dal neuromediatore, no? E secondo, perché se c'è gente che sono felice tu dici perché sono felice non si sa, e sono altri che sono infelice non si sa, e dunque per la stessa ragione sono neuromediatori. Dal contro, questo che ti dico, che politicamente questo che noi pensiamo è che l'unica possibilità di sperimentare dei modi altri di abitare il mondo, di resistere, di fare anche un rapporto di forza, è il sviluppo di una moltitudine, no, di contrapoteri diversi. Perché non è il cambiamento che c'è bisogno, non sono dei cambiamenti che dal potere sarebbe possibile farli, no? Per esempio, una certa sobrietà, no? Desiderare altre cose che consumere, tutto questo. Questo non può essere deciso dal potere. Questo deve essere sviluppato per un sacco di esperienze, no? Concrete, conflittuali, tra ele anche, che permettono di produrre poco a poco un immaginario alternativo di come abitare il mondo altrimenti, perché si trattano veramente di come abitare il mondo altrimenti. Perché se la sinistra è rimasta intrappolata in fatto che dobbiamo produrre per dopo distribuire, non è più possibile, non è possibile per questo. Marx non poteva vedere il limite di sviluppo delle forze produttive come condizione per cambiare il rapporto di produzione. Marx non poteva vedere questo. Noi lo vediamo chiaramente. Ma desiderare altrimenti, essere con un rapporto diverso con l'ecosistema, tutto questo non può essere definito per un potere qualunque. Deve essere inventato alla base orizzontale. Io penso che politicamente è il momento di sviluppo di una miriade di esperienze di base, più o meno grande, più o meno piccola, ma su tutto intensivo, del contrapotere. Per concludere la lettura di una riga della conclusione, che forse aiuta a rispondere, dove si legge: l'esperienza ci ha rivelato da molto tempo che la possibilità di orientare il fare politico in un senso o in un altro, e in questo caso in un senso positivo, dipende simmetricamente dal grado di potenza del corpo sociale.
quindi dalla capacità che abbiamo noi collettivamente di praticare la nostra libertà in senso ostinato e contrario rispetto a quello che il potere indica, quando alla fine si parla di un appello allo sviluppo di un immaginario sovversivo, significa questo. A livello individuale essere disposti, diciamo, a cambiare la nostra esperienza del qui ora, del presente, cioè non a pensare che arrivi qualcuno più potente che decide che da domani si rinunciano a certe cose, si cambia la vita, si cambia il modo di relazionarsi con la natura. Dipende anche da ognuno, perché il potere, diciamo, il potere collettivo è anche la somma delle persone, perché ognuno è convocato, è una relazione. Ognuno di noi è convocato in relazione al resto e ognuno di noi ha la responsabilità, perché altrimenti siamo deresponsabilizzati tutti da dei contropoteri che ci dicono di fare diversamente. Sì, mi è piaciuta molto questa cosa di cercare una soluzione invece di stare nel problema, no? Stare nella domanda, mentre tutti chiediamo sempre una risposta, e chiedere una risposta vuol dire essere sempre piccoli, cioè essere consumatori. Certo, stare nella domanda implica una responsabilità grossa, è un peso grande, quindi io sento il bisogno di non essere da sola in questo. E in Italia è stata molto dura in questi anni, credo anche in Francia, se vuole dirci qualcosa di questo. Io penso che questa idea di abitare realmente il mondo non è una questione di individui. E giustamente comincia quando noi cominciamo a avere l'esperienza di indagare essere un individuo cosa sono, no? Perché l'individuo è una parte piccolissima da noi che ha preso il potere. Noi esistiamo in tanti individui, effettivamente, nel nostro essere, nel nostro io, è semplicemente una parte di un insieme. Questo insieme è legato al comune, no? Bene. Io penso che non possiamo uscire da questo solo individualmente per le pratiche individuali. Dobbiamo cercare di assumere con l'altro, no? Con le altre situazioni diverse, no? Ma su tutto questo, su tutto uscire da questa tristezza, perché intanto individui è la tristezza assoluta, che è l'impotenza. E come scriveva Deleuze, no? Gli uomini tristi hanno bisogno del tiranno per giustificare la sua tristezza, e il tiranno ha bisogno di gente triste per giustificare il suo potere, no? Dunque, malgrado tutto, lo dico anche a un tanto clinico, no? È vero che questa tristezza, che è una pandemia, no? È enorme, no? Questa tristezza dappertutto, dell'impotenza, perché non è facile di vivere con una minaccia così, no? E non è facile il terrorismo che si fa contro i giovani, che le dicono tu devi imparare le cose utili, tu devi dimenticare la tua passione, la tua affinità elettiva per essere utile. Bene, noi dobbiamo resistere a questo, e questo non si resiste individualmente, perché l'individuo da noi fa parte del problema, no? Assumere di stare e non cercare la soluzione, io l'ho vissuto praticamente, per esempio, come clinico, perché io vengo della corrente antipsichiatrica. Cosa diceva la psichiatria e cosa dico continuo io tanto dico a dire? La questione non è se qualcuno delira di cercare la soluzione, non è di normalizzarlo né di guarirlo. Cosa facevo? Cosa facevo con questo che c'è? No? E io vi assicuro che l'antipsichiatria è nata da una resistenza molto forte al potere normalizzatore della psichiatria, no? È differente della psichiatria democratica di Vanzaglia, perché anche non è semplicemente una cosa di abolire i muri dell'ospedale psichiatrico, no? Si tratta al contrario, di dire la pazzia, la barbarie, la pulsione, il desiderio, cioè come facciamo con l'essere umano completo? Perché l'Occidente ha prodotto un essere umano minimo, che è questo individuo razionale che non arriva, non riesce mai a essere come vuole, e per questo la tristezza. E oggi riusciamo ancora meno. Dunque significa un po' così, poco a poco, entrare in resistenza a questa tristezza e essere più in pratiche, più collettive, più territorializzata. Io non c'è
una linea a dire cosa deve fare qualcuno. Noi in questa rete, nel nostro collettivo, in questa rete che stiamo sviluppando ancora in America del Sud, bene, giustamente si tratta piuttosto di ricercare le piste che di dare delle soluzioni, no? Ma già dire noi dobbiamo cercare insieme è già un passo in avanti, perché vuol dire che nessuno leader c'è la soluzione, no? Perché voi sapete, qui in Occidente la gente vota di essere a sinistra, in America Latina in generale, fine Bolsonaro, si votavano a sinistra. Ma il governo di sinistra fa, piangendo, la stessa cosa che fa il governo di destra. Dunque, dobbiamo cercare un'altra cosa, no? Perché dopo siamo vinti, facciamo delle belle canzoni, siamo tutti contenti con la melancolia, ma il problema è che dobbiamo cercare un altro modo di agire. Un pezzettino del libro che dice: non si tratta ovviamente di fare appello teoricamente, che sarebbe assurdo, a un cieco pragmatismo. Oltrepassando l'ideologia dell'individuo serializzato, dobbiamo comprendere che è nelle situazioni e nei legami che ci compongono che potremo partecipare alla produzione di un immaginario capace di articolare un pensiero critico con pratiche concrete che coinvolgono i corpi. Quindi questa dimensione dei legami. Legami, sì, anche dei corpi, no? Lei ha parlato della differenza tra stare e essere nel problema. Voi ispanofoni siete più fortunati di noi nel riuscire a dare una dimensione verbale a questa necessità di muoversi adesso in questo mondo, cioè questa non è veramente una battuta, ma è una serie di provocazione, però mi affascina molto il fatto degli strumenti che la lingua mette a disposizione per quantomeno vedere e valutare un problema. Mi sembra che voi, con questa differenza tra stare e essere, abbiate un piccolo vantaggio rispetto a noi, che siamo e basta. Sì, assolutamente. È vero che gli stare implicano il diventare, sempre il movimento, ed essere è essere finito, no? Essere qualcuno, e il problema è che l'essere diventa non essere ancora, non siamo mai arrivati. Dunque l'Occidente è una sala di attesa, dove sempre stiamo aspettando di arrivare, no? E l'estare assume questo momento, e per questo che l'idea occidentale di che c'è dei popoli, le tradizioni che non cambiano per niente, le tradizioni sono organismi vivi, cambiano in permanenza, che assumono dei ruoli, no? Delle differenze vie, no? Dunque è vero, sì, è vero che questo imparare a stare significa essere un po' più in accordo con il diventare, con i tempi, il tempo, perché effettivamente i tempi, per esempio, organici non sono i tempi lineari, no? Dunque sì, è vero che cercare di sperimentare questo stare sembra essere una via di emancipazione e di decolonizzazione in rapporto all'essere. Questo essere che veramente non so io, perché non se sei mai, no? Grazie molto di tutte le intuizioni. Io volevo fare una domanda veloce a partire dalla primissima cosa che ha introdotto la signora, e cioè la differenza tra questa, tra una teorica critica che è scienza e invece il senso comune. Ecco, chiedo a entrambi, a tutti e tre anzi, dunque a confronto con l'opinione del cittadino medio che non è un socialista, che non ha nulla, diciamo che non ha delle armi se non appunto il senso comune. Ecco, allora, a partire dal fatto che si vive comunque in una realtà particolarmente complessa, con molte sfaccettature, molto difficile da interpretare, da analizzare, eccetera. Io come cittadina, come una signora X, chiunque, che ama riflettere, che ama partecipare soprattutto, come posso essere utile alla comunità umana di fronte a una realtà molto complessa e per la quale non posso contrapporre nient'altro che il mio senso comune? Prima il cambiamento, per dire così, è una formula, no?
e dire io mi fermo di sguardare perché questo problema mi sguarda, io sono guardato per questo problema, no? Dunque mi riguarda, questo mi riguarda, io non guardo più, questo mi riguarda, no? E dopo questo, come mi riguarda, cosa faccio? E io penso che ogni attività che può boicottare la circolazione rapidissima dell'efficacia, ogni attività che permette di giustamente stare, no? Di proteggere i giovani del terrorismo, di fare le cose utili, rompere con questa idea di che, perché giustamente l'essere è questo che può definirci, no? Questo è qualunque cosa. E l'estare non si definisce, l'estare è sempre cambiante. Dunque, tutto questo che può aiutare a questa confusione necessaria davanti alla chiarezza terribile dell'algoritmo, no? Tutto questo sono le attività. Io non sono per niente tecnofobo, semplicemente questo che io voglio è non essere colonizzato dalla macchina, io voglio utilizzare da volta la macchina, no? Bene, tutte queste sono le attività che sono possibili per tutti, no? Ma che demandano questa possibilità di rompere con questa dipendenza, di dire tu devi aspettare. È certo che la pandemia ha mostrato come i governi possono farci obbedire con la paura, perché una cosa è la paura del virus, e la paura è da tutto, la paura alla guerra, la paura alla povertà, la paura a tutto, l'angoscia, no? Dunque è vero che si trattano di aiutare a produrre le pratiche che possono boicottare questo buono funzionamento, e veramente si trattano di disfunzionare un po', di disfunzionare, che questo è lo proprio del vivente. Le macchine funzionano, noi disfunzioniamo. No, esiste e disfunzionare, no? È un po' così. Dopo io non c'è cosa a dire, dobbiamo fare questo. Io cerco come, non tutti, come un gruppo, una minoranza di gente che cercano, e cerco perché mi sembra che cercare le pratiche adattate a questo significa vivere oggi. L'altro è sopravvivere in modo disciplinario. Esiste l'idea di dire non c'è tempo di fare questo, può essere che uno... No, questo non è vero. Abbiamo sempre il tempo di vivere la nostra vita. Voi sapete, tutte queste macchine che sono qui per guadagnare tempo non fanno, non avere più per niente tempo, no? Sì. Dunque si tratta un po' di questo, sperimentare questo, però non sperimentarlo come individuo, ma in realtà cosa sono io, in realtà del mio io individuale, no?